Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi vi parlerò della differenza tra canile e rifugio, che possono sembrare la stessa cosa ma non lo sono. La cosa certa è che ospitano entrambi i cani da adottare. Eccoci qui per parlare in definitiva della differenza tra canile e rifugio. Partiamo dal presupposto che il canile è del comune della provincia, infatti spesso si legge canile comunale. Il comune dà ai dipendenti del canile uno stipendio e quindi li paga per ogni cane che è stabilizzato in quel canile. Questi dipendenti guadagnano un tot e purtroppo molte volte, proprio per questo guadagno loro, ci guadagnano appunto a avere più cani in quel canile nel loro e quindi sono disinteressati a dare via i cani, ma anzi sono interessati ad averne più possibile nel loro canile. E mi è capitato che proprio dei canili non vogliono, fanno tutto per non dare i propri cani alle famiglie che li vogliono, proprio perché ci guadagnano. È una cosa tristissima costringere un cane a vivere a vita in una gabbia per avere più soldi. Ovviamente qui parlo di alcuni, una minima parte. Poi ci sono anche dei canili che comunque tutti sono. Tutti i dipendenti sono pagati, ma alcuni ovviamente sono anche buoni, alcuni sono, diciamo che hanno una decenza e quindi i cani li danno via alle persone che se li meritano e che vogliono veramente volergli bene. Poi ci sono i rifugi, che sono una storia completamente a parte, perché sono volontari quelli che ci vanno a lavorare, quindi non guadagnano assolutamente niente, sono disinteressati, ma sono interessati dal loro amore verso questi poveri cagnolini che sono senza famiglia. E quindi i rifugi intanto trattano meglio i cani perché loro li vogliono veramente bene al 100%, siamo sicuri, perché altrimenti non ci andrebbero a perdere il loro tempo per queste azioni di volontariato. E poi loro non interessa appunto darli alle famiglie perché vogliono accogliere più cani possibili e dare una vita felice a più cani possibili. In poche parole la differenza è questa: in un canile ci può essere l'interesse di tenere più cani possibile, in un rifugio non c'è. Detto questo, magari ci sono ovviamente dei canili di cui tutti i dipendenti lavorano in buona fede. No, non sempre purtroppo è così. Spero comunque che il video vi sia stato utile per capire un attimino di più la differenza tra questi due rifugi per cani. Lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video.